Diaduit a tutti. Premetto che non so in che ordine vedrete questi video, ma ordine o non ordine, sappiate che non mi sono dimenticato delle promesse che vi ho fatto per quello che riguarda YouTube. Questo video comunque sono molto 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 contento di farlo, perché prima di tutto perché è fatto con due bellissime signore con cui non ho mai collaborato, e secondo di tutto perché la nostra non è una collaborazione dettata solo dal numero, come a volte purtroppo alcuni youtubers fanno, ma dettata proprio da una simpatia reciproca, da un'apertura mentale che a volte non trovo nemmeno nei ragazzi, nelle ragazze della mia età, e che subito mi ha colpito e mi ha spinto a seguirle e a chiedere la collaborazione proprio in questi giorni. Sto parlando di Clara e Mirella, del canale Ricette in pochi minuti, di cui vi lascio innanzitutto sicuramente il link al video, e poi speriamo che la programmazione ci permetta al canale e poi speriamo che la programmazione ci permetta appunto di poterci passare i nostri video tempo per voi. Se no, voi andate a vedere il canale, state sicuri e sicure che troverete tutto. Come avrete suppongo letto dal titolo, trattando loro di cucina e non potendo io cucinare perlomeno con delle attrezzature normali, ho pensato di parlare dei nostri 5 piatti preferiti. Chiaramente non li ho fatti preparare apposta, perché insomma non è il caso. Cercherò delle foto esemplificative, e se non le dovessi trovare, insomma, cercherò di fare delle descrizioni più esaurienti possibili, anche perché alcuni sono un po' particolari, almeno uno. Il primo piatto preferito di cui, cioè, che voglio mettere proprio in cima alla lista, perché sì, perché ci sono nato, è una classicissima quanto buonissima pasta con le lenticchie. Cioè, mi dovevate dare le lenticchie fin da bambino e mi avreste fatto il bambino più felice del mondo, così come ora mi fareste il ragazzo più felice del mondo. Il secondo piatto che ho deciso di mettere è un tipo particolare di pasta fredda che cucinava sempre nel periodo estivo. Certo, estivo e comunque caldo, la mamma di una mia amica d'infanzia che adesso ha deciso di non esserlo più. Era chiamata pasta fredda appunto per sì, insomma, perché era fondamentalmente un piatto freddo. La cosa che mi faceva impazzire è che questa pasta era, come si dice, ripassata nello zafferano, ora non lo so come si dice in gergo, e poi sopra ci metteva il formaggio a, insomma, come si chiama, quello con i buchi, groviera, cos'è, perdonatemi di cucina, sono molto più bravo a pappare che altro. Poi ci metteva i peperoni, le olive verdi snocciolate, perché io amo le olive un po' tutte, di tutti i tipi, ma quelle verdi sono quelle verdi, quindi peperoni, olive e formaggio lasciato raffreddare, ripassato nello zafferano. Di questo è difficile che trovare una foto così, quindi spero che la descrizione vi basti, anche perché non mi ricordo mai di chiedere per favore se me la possono cucinare anche qui adesso. Ci dovrò pensare quando arriverà il caldo per bene. Il terzo piatto, ma non certo per importanza, solo perché è impossibile sceglierne 5, è l'italianissima pizza. Non è che l'adoro perché sono italiano, l'adoro punto e stop. Meglio se ha addirittura un po' di bordo e che quindi crocchi abbastanza. Probabilmente vi metterò una margherita, però sappiate che comunque sia, basta che non abbia basta che non abbia nulla di carne, perché ho deciso di non mangiare la carne e
Ho provato le combinazioni più strane, tipo gorgonzola e pere, tipo cose strane così, anzi più è strano e meglio è. Mentre invece separerei dalla pizza un antipasto con cui viene fatta anche la pizza. Ma io sinceramente lo preferisco come antipasto e la pizza la preferisco un pochino più sostanziosa. La caprese. D'estate, specialmente se hai voglia di non appesantirti troppo, ma prendere comunque un antipastino ci sta, e di questo cercherò di lasciarvi una foto più esauriente possibile. Ultimo, quinto e ultimo piatto che ho deciso di classificare, questa volta non è italiano, ma l'ho scoperto da pochissimi mesi, semplicemente perché ne sentivo parlare da tutti, ho detto voglio assaggiarlo anch'io, tanto più che mi sento abbastanza portato per i piatti un po' fuori dal comune, ed è il decantatissimo sushi. È chiaro che se non vi piace il pesce, o comunque non vi piace il pesce crudo, è inutile che andiate a prendere il sushi. Chi l'ha provato mi capirà, avrà già gli occhi a cuore, non per me, ma perché il sushi è il sushi. Bene, questi erano i miei 5 piatti preferiti, è stato molto difficile sceglierli e ho voluto farlo senza starci troppo a pensare, a parte farmi venire qualche idea in questi giorni, ma non sto leggendo nulla, come potrete vedere. Se sembra che mi stia girando è perché soffro di un leggerissimo strabismo venereo. Io spero che il video vi sia piaciuto. Spero che se c'è ancora qualcuno di voi che non è passato dalle zie del canale Ricette in pochi minuti ci passi, perché io vi lascio il link. E spero che qualcuno si decida a seguirmi anche su Facebook, perché c'è un divario grosso come una casa tra qui e Facebook. Pensate, mentre sto registrando posso contare 851 iscritti e vi ringrazio, siete tutti belli e belli, vi abbraccio forte. Mentre invece in pagina siamo, mi sembra, al 159, che dite, la facciamo crescere questa pagina, che io tutte le volte ve la lascio nell'info box, oppure no? Nell'attesa dei vostri pareri, sia sui piatti, sperando di vedervi aumentare anche in pagina, vi saluto. Vi mando un bacione grosso e noi ci vediamo al prossimo video.